Alpini, attenti, alza bandiera! Buongiorno a tutti, benvenuti. È per me un onore iniziare questa cerimonia di intitolazione della scuola primaria di Longone, un'intitolazione che ha avuto un lungo corso iniziato 3 anni fa grazie ai ragazzi della quinta di allora e che ha avuto il suo termine poche settimane fa quando finalmente abbiamo avuto tutte le autorizzazioni. Vorrei prima di tutto ricordare ovviamente qual è il nominativo della persona a cui tutto il paese ha concorso a dare il nome, ed è quello del dottor Malvezzi, per il quale chiedo un applauso importante. Grazie. Un medico che ha curato le persone, ha curato i bambini e si è occupato degli altri in modo disinteressato. Il dottor Malvezzi non è stato un dottore, è stato qualcosa di più. Ha dato un insegnamento di vita a tutti noi, non ha mai avuto problemi di responsabilità. Oltre che essere stato un grande alpino, è stato un grande uomo e sono davvero felice che in questa scuola, che è anche un momento storico, venga riconosciuto questa persona che per Longone ha fatto davvero tanto. Dall'anno 2014, come conclusione del nostro stare insieme, volevamo lasciare una traccia nella scuola. E da ciò è nata l'idea di dare un nome alla scuola. Siamo partiti dalla preparazione di un questionario per raccogliere le risposte della popolazione. Che bello vedervi sguinzagliati nel paese a raccogliere informazioni. Passati alla raccolta dei dati, un nome raccoglieva il consenso di molti: il dottor Malvezzi. L'iter per l'intitolazione ufficiale è stato un po' lungo, ma è arrivato prima che la maggior parte di voi lasci il nostro istituto e tutti siamo felici di vedervi qui. Grazie ragazzi. Ringraziamento più grande è a questi ragazzi della terza media adesso che hanno fatto questo splendido, chiamiamolo referendum, e che ha risposto la popolazione entusiasta nell'indicare il nome del dottor Malvezzi, che caso vuole è anche un tenente degli alpini. È andato in Russia, è stato parecchi mesi, un anno erotti in Russia facendo il medico, ha raccontato delle cose tremende che sono successe in guerra ed è stato decorato anche negli anni 50 di una medaglia di bronzo al valore militare per quello che lui ha fatto in Russia. Io e mio fratello siamo gli unici tra i 14 pronipoti ad aver frequentato questa scuola primaria ed è motivo di orgoglio per noi che venga intitolata al nostro caro bisnonno. In seguito ad un referendum che ha confermato come, a 10 anni dalla sua morte e a 30 dal suo pensionamento, che il suo ricordo sia ancora vivo nel pensiero e nel cuore degli abitanti di Longone. Cari bambini, a voi rivolgo le mie parole. Dico di prendere esempio da lui per questo. Per la passione che metteva nella sua professione, per l'amore che donava indistintamente al di là di razze e classi sociali, per il coraggio che aveva di battersi contro tutto e tutti quando riteneva che ci fossero ingiustizie. Il risultato potrebbe essere che un giorno, quando non ci sarete più, qualcuno deciderà di intitolarvi una scuola, perché l'amore e la passione con cui avete vissuto rimangano nella memoria e sopravvivano nel tempo. Il nonno Elvezio sarà per sempre nel mio cuore e nella mia memoria, ma sono tanto grata a tutti voi perché ora il suo ricordo rimarrà indelebile anche nel cuore di questo paese che lui tanto ha amato. E tutte le belle parole che abbiamo detto e che abbiamo sentito non restino parole del 31 di maggio, ma diventino vere ogni giorno guardando un nome glorioso che ci ha dato un grande esempio, non con le parole ma con i fatti. Ecco.